La scelta di scrivere in friulano ha inizio nel 1976, l'anno del terremoto. Sicuramente questo tragico evento ha influito sulla decisione di scrivere nella propria lingua madre, soprattutto per un dovere che gli sentiva verso la propria storia. Infatti, nel dicembre di quell'anno, così scriveva all'amico Ervino Pocar, insigne germanista e traduttore. Dopo la morte di Pasolini, che ritengo l'ultimo vero poeta del Friuli, m'era rimasto l'amaro che difficilmente si sarebbero sentite voci nuove e libere. Per la salvezza del friulano a Gorizia, irrimediabilmente condannato, avevo scritto un articolo. Il terremoto poi ha spezzato le rimanenti speranze. E così mi sono messo a frugare nei miei ricordi di bambino, a riscoprire la vecchia lingua che ormai si stava italianizzando anche nel mio piccolo paese di Versa. Non partivo certo con l'illusione di tamponare i vuoti o di salvare alcunché. Ho sentito come un dovere verso me stesso e la cultura nella quale sono nato. Queste parole si possono leggere nel carteggio tra Macor e Pocar, che va dal 1967 al 1981 e che è stato recentemente pubblicato in un'edizione curata dal professor Gabriele Zanello. Fatta questa premessa, è facile comprendere come la scelta di scrivere nella lingua madre, Celso era solito affermare che quando si esprimono sentimenti, emozioni, pensieri intimi, la lingua non può che essere quella materna, e ciò era tanto più vero per la poesia. Fatta questa premessa, dicevo, la scelta non poteva che riguardare la variante isontina del friulano, la parlata sonziaca. Non si trattava di una scelta facile, sebbene con precedenti illustri, penso ad esempio a Pellis. Nelle pagine del carteggio con Pocar, Celso esprime molti dubbi riguardo alla grafia, agli accenti, la parlata friulana ormai italianizzata, e i termini autentici, antichi, difficili da recuperare. Dopo la pubblicazione di Fuchs di Belen, che raccoglie gli scritti in prosa e in versi in lingua friulana, apparsa nel 96, Celso si rammaricava per la tiepida accoglienza del mondo culturale friulano. Al tempo stesso però ribadiva così la validità della propria scelta. Credo di aver salvato un po' la parlata sonziaca, di aver raccontato storie della gente che nessuno ha raccontato. Non ho molto da dire più in friulano, se ne avrò scriverò ancora, ma credo che quello che c'è possa valere almeno per me da testamento spirituale. È quel che dovevo alla mia gente, non per nostalgia soltanto, ma perché mi ha dato virtù e qualità per vivere oggi, la mia gente che non sapeva di scrittura, ma solo di lavoro e di speranza. Il primo dei poemetti in friulano pubblicati nel 1980 con il titolo di In via per Aulis recita così: Vevi anciaio per Aulis di di, riquars di metin suarza prin che passas la fals. Mi soi sveat cal faseva di sul Friuli distrut, e dutal muriva da quel polvar cal taponava i pais. E il flum dal me popolo allava in seccia, e l'engas un altri glotti in dentri, tal cur da int che oreva dismentea, e tacciasis disdrumadis e weidis. Io non soi poeta, io siri d'impia per aulis tal cur di frut, lusors tal scur dal me mont pierdur.